Allora il tuo paparino ti ha mostrato tutto il regno, vero? Ti ha fatto vedere cosa c'è dietro l'altura del confine nord. Una decisione assolutamente sensata, è troppo pericoloso. Solo i leoni più coraggiosi ci possono andare. Bravo il mio ragazzo. Su, ora vai a giocare e divertiti. E ricorda il nostro piccolo segreto. Signor Okazaki, ha tirato su questo figlio per 15 anni, eppure non era sangue del suo sangue. Mi chiedo come sia possibile che non le importi niente di lui. Allora non è il suo vero nome. E pensare che è una ragazza così simpatica. Io continuo a non capirle le donne. Poveri noi. Dovevo immaginarlo. Per fortuna che ci ho pensato io a inventare qualcosa di nuovo. Oh, che domanda stupida! L'unico problema è che ho bisogno di un po' di tempo per concentrarmi. Cannone speciale! Scusa, Amos. Alcuni di noi hanno fatto fatica ad alzarsi. Proverai una sofferenza e un terrore che solo chi ha usato il quaderno può comprendere. Inoltre, al momento della tua morte, scriverò il tuo nome sul mio quaderno, ma non farti illusioni, perché... per gli umani che hanno utilizzato il Death Note, non esiste né il paradiso né l'inferno. Finché rimangono nell'ombra si sentono liberi di fare qualsiasi cosa che ci si può aspettare da gente del genere. Perché sono fatto così? Mi sento quasi una nullità. Vorrei avere anch'io un obiettivo come gli altri. Ti consiglio di combattere, Bell! Se non vuoi che altri innocenti perdano la vita prematuramente, hai capito? Ecco, io volevo disperatamente tornare ad essere il Saiyan di prima! Possiamo ancora fare in tempo. Mi chiedi che cosa ci faccio qui? Vedi, sono un uomo con un forte senso del dovere. Piuttosto, prova un po' a indovinare che cos'è questa. Ma tu guarda, come se avessimo tempo da perdere. Ehi, io ti precedo! Proprio non lo capisco. Sorpresa! Che bellezza! Proprio la reazione che mi aspettavo! È bello vedere che il pubblico capisce che non tollero alcun rumore durante le mie esibizioni. Se sarai molto buono, domani sera ti racconterò la storia dell'imperatore Claudio. Egli fu tradito da coloro che gli erano più vicini. Dal suo stesso sangue. Vi svegliavano negli angoli bui e uscivano a notte fonda e cospiravano. Ma l'imperatore Claudio sapeva che stavano tramando. Egli sapeva che erano come piccole api industriose. E una sera si sedette accanto a una di loro, la guardò negli occhi e le disse: raccontami che cosa stai combinando. Piccola ape affaccendata. Preparati a passare dei guai, e dei guai molto, molto grossi. Non è colpa mia se quell'Oddish voleva giocare un po' con me. Oltretutto mi era così simpatico. Non ho mai detto ad anima viva il mio nome completo finora. Preferisco che la gente non indaghi sul mio passato. Mi irrita che qualcuno si interessi agli affari miei. Ci tengo alla mia privacy.